Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, episodio 5 della nostra partita con l'impero crociato bizantino. Allora, abbiamo ancora delle macchie verdi schifose da eliminare ed è quello che faremo oggi. Poi, le prossime guerre avevamo detto di farle contro Venezia perché abbiamo un claim esattamente sulla capitale, quindi possiamo andare a prenderci una città con 45 di development che sta facendo gara con noi. Ora noi siamo a 42, ma noi abbiamo un'arma segreta che ci porterà di sicuro in vetta alle classifiche. Ora ho controllato la città con più development. Comunque ragazzi, questa cosa è cambiata davvero nelle ultime patch perché è incredibile. È Berlino con addirittura 49. Come sapete, a breve, adesso non ho fatto i conti di quanto andrà in onda questo episodio, ma uscirà la nuova patch, quindi cerchiamo di velocizzarci e finire velocemente questa partita. Allora, innanzitutto, io ho un leader che mi fa schifo. No, non è vero, il figlio però mi fa pietà, quindi muore. Ciao. No, è morto il figlio, poverino, oddio, è caduto dalle scale. Cioè, in realtà è una tragedia, ragazzi, però ecco. Cerchiamo di eliminare questa cosa. Allora, io ho le truppe qui. Quest'armata qua viene divisa a metà perché in realtà è metà... metà è morta. Questa metà è morta. L'altra metà, tutto sommato, sta bene. Ci serve un nuovo generale, perché siamo già avanti nel tempo con la tecnologia. Sì. Come siamo messi con la tradizione qua, pazzarella? Cosa è successo? Una rivolta? Una rivolta? Allora, portiamo questo esercito che è quello fatto bene. Vai lì, combatti e vinci. E già che ci sei, vediamo un po' chi esce fuori. Vabbè, visto che è in montagna, forse non è così schifoso quello lì. Va bene. La Francia ci ha insultato, cosa? No, fermi un momento. Cioè, io l'ho appena insultata, quindi non è che posso... Però ci è scesa la power projection. Dobbiamo sistemare questa cosa. Fermi tutti. Allora, Russia. Lo sapete che voi non siete capaci di fare... gli spaghetti? Questo è un insulto. Allora, ho appena ricaricato. Wow, we claim 535 diventa il nuovo heir o no? Assolutamente fortissimo, grande Filippo. Allora, però è weak. Vabbè, chi se ne frega. Età 0 anni, perfetto. Quindi perfetto, questo qua è il leader che ci voleva. Mi piace fortissimo. Allora, abbiamo insultato ma non basta, quindi dobbiamo dichiararti guerra. Ora non ho fatto in tempo a fare consolide e reggimenti. Badinza. Allora, qua abbiamo un po' di reconquest sugli ottopolli. Qui? Perché a cavallo? Questo esercito è fatto di cavalli? Ha più cavalli che uomini. Aha. Comunque, cosa volevo dire? Qua ci sono ancora sti qua che potrebbero andare in giro. Io devo finire i core e poi possiamo dichiarare guerra. Ci mette un po' di tempo. Oddio, in realtà potremmo dichiarare guerra sin d'ora. È che sto facendo i core di zone che sono permanent core degli ottomani, e quindi se sono in guerra non posso, cioè non va avanti tutto, capite? Quindi non è proprio la cosa migliore del mondo. Qua continuano ad arrivare punti diplomatici a caso, ragazzi. È una cosa davvero fantastica. Aspettiamo un po' di tempo che migliori la situazione, dai, tanto non è che ci sia molto altro da fare. Allora, volevo intanto io continuare a fare un po' di spy network su di te, anche se abbiamo appena fatto la cosa. Sì, confermo, quante volte ci devi andare, perfetto. Poi volevo fare un po' di spy network su di te. No, spy network ho detto. E facciamo improve relation su di te, visto che sei infedele. Siria infedele. Ah, a proposito, potrei dargli questa. Perdiamo 10. Fatemi controllare perché non so bene come funzioni la faccenda. Allora, Siria Grant Provinces. Non posso cliccare qua, eh. Non ci siete ancora arrivati, Paradox, però tutto sommato. Allora, ti chiami Antiochia, ovviamente, perché sei Antiochia, quindi... Però non sei in ordine alfabetico. Allora, la vuoi? Sì. Decrease 5% Liberty Desire. Direi che è quello che fa per noi. Quindi, andiamo qua.
Ho un mancamento incredibile della voce in questo momento, non so perché, scusate ragazzi. Facciamo che tolgo il col buglietti, lo spengo e tossisco. Ok, ci siamo, non sono morto. Andiamo in Antiochia. Così dovrebbe essere contentissima e fra poco la situazione torna in pari. Possiamo anche fare che il sovrano si sente un pochino più contento. Ottimo, va bene, qua continua a salire, sale davvero velocemente ragazzi. Io aspetto, allora vorrei, però non c'è ancora, la mappa delle tregue. Questa qua finisce nel 91. Contro sti tizi ci possiamo andare subito. E poi possiamo andare contro gli ottomani. Allora, ottomani, mi prendo questo. E questa roba qua dovrebbe essere tipo spartita dalle varie persone. Ok, vuoi sposarti? Qualcuno ci ha annunciato come rivale, va bene. Questo qua è mio. Questo dovrebbe essere tutto degli altri. No, addirittura questo lo posso dare alla Georgia. Allora ho controllato male. Di per sé possiamo fare non la full conquest perché costano ancora troppo. No, non Bisanzio. Tu. Io valgo 730%, tu 138%, purtroppo ancora un sacco. E prima della Administrative Efficiency, Tech 23, solo che siamo decisamente indietro. Quindi mi sa che non ce la famo. Non ce la famo proprio. Quanti uomini abbiamo ancora indietro? 30.000. Aspettiamo, tanto non ci corre dietro nessuno. Tra l'altro stiamo anche recuperando un sacco di soldoni. Fate una cosa, facciamo una corsa. Andiamo qua in Silestra, dove di sicuro questi qua non arrivano, perché qua è zona... No, in realtà questi qua sono bulgari, altro che in Silestra non arrivano. Vai sulla capitale e togliamo il mantenimento degli eserciti. Ok, allora sotto chi tocca? Tocca a te. Facciamo così, almeno vi rimpinzate un pochetto. Ottimo. Qua convertiamo Teodoro. Perfetto. Allora, questi stiamo facendo i core, quindi non si può ancora. Fantastico. Allora, per fare l'achievement Basileus, che non possiamo più fare, ovviamente ci mancano questi due tipo e forse questa. E poi avremo fatto l'achievement Basileus. Scusate ragazzi, proprio mi manca la voce. Perdiamo 25 punti. Qua è tutto a casaccio. Qua c'è già su questo che va via nel 95. Però la tregua nostra dura fino a 703. Vai, pazienza, dai, facciamoci questo qui e continuiamo a portare avanti le nostre cose. La Spagna si è insultato. Repay loans, va bene. 44, perdi stability o perdi 300 ducati. 300 ducati. Allora, cara Spagna, io voglio la Tunisia per me. Posso metterla tipo garantita o cose di questo tipo? Allora, possibilità di metterla come vassallo diciamo che non c'è. Devo riuscire a vincere contro Venezia la guerra e di conseguenza prendermi Malta. Quindi devo farlo anche velocemente. Abbiamo finito di fare i core? Sì. C'è almeno, credo. Perfetto. Ciao. Stiamo rimettendo insieme velocemente i soldi, però qua c'è bisogno di un'azione... No, non facciamo i core di queste, chi se ne frega. Stiamo ancora un attimo attenti, riportiamo su l'esercito. Voglio almeno questi full pieni di uomini, quindi facciamo così, per favore. Allora, friends need. Cosa succede qua? Praticamente, visto che c'è il nostro matrimonio, cosa succede? Event friends need happen in Siria. Ok. Ok, ok, ok. Ho 10 di prestigio. Ah, we need more money. We need administration. Questo qua sarebbe bello. Cerchiamo punti amministrativi. Magari ce ne dà un po' la Siria. Vediamo un po'. Siamo sposati con più 200. Dovrebbe dire di sì all'evento. Repay loan. La Siria ci ha dato 25 punti amministrativi. Perfetto. Allora, questo qua ci siamo. 40. Poi la religione. Ah, no, come è cambiato tuo protestant? Peccato. Ma ci sono ancora centri di riforma? No.
Come fa a passare protestante così a caso? Non dovrebbe accadere, perché non ci sono più centri di riforma. Boh, vabbè, chi se ne frega in realtà. Va bene. Allora, io direi che mancano 10 anni alla nuova istituzione, quindi ora i punti bisogna spenderli in qualche modo. Non siamo ancora ad off time, io direi che iniziamo a costruirci una flotta come si deve. Allora, la mia flotta sta qua a dirne. E facciamo qualche nave pesante in più. Iniziamo a fare 4 navi pesanti. Poi c'è pure la possibilità di fare navi pesanti attraverso i cosi. A questi qua non sono contenti ora. Hai capito? Non sono contenti. Allora vediamo un po' in questi posti. Intanto qua c'è un forte, ma adesso i forti li teniamo. Perché sì, chi è che è incazzato? Ottomans, Silvas e va a quel paese. Va bene, fai così così. Tu devi stare qua perché dobbiamo attaccare immediatamente questi quando sarà il momento. Va bene, no, dicevo che c'è la possibilità di dare via sti territori. Quindi lo facciamo. Questo qua lo diamo ai nobili. E questo, cavolo, questo qua non è un brutto posto. Anche questo non è un brutto posto. Cos'è che posso dare via adesso? 25 d'autonomi qua, l'autonomia è un po' più alta. Fatemi controllare dov'è un pochino più alta. No, non development. Da qualche parte l'ho messa, non mi ricordo più dove. Quindi per ora utilizziamo la mappa normale. Autonomi, autonomi, autonomi. È alta qua in Dalmazia. A questa qua la possiamo dare ai Burgess. E qui in Dalmazia gliela diamo al clero. Perché tanto quando l'autonomia è così alta, non, anzi, è conveniente dare via le province alle States. Come fai a non essere contento? Ti ho dato un territorio nuovo. Vabbè, facciamo che ti do anche questo qua di fianco. Perfetto. Qua c'è un sacco di punti di militari, quindi è un'ottima cosa. Fantastico. Allora, questa qua sarebbe da farci sopra il claim. Devo aspettare di arrivare a 40. Ah, mi hanno beccato. Allora, torno di qua. Devo aspettare. Debbo aspettare. Aspettiamo. Convertiamo questa che è appena diventata protestante. Questi qua sono usciti dai loro nidi. Andiamo a farli fuori prima che scompaiano nuovamente. No, qua aspettiamo, abbiamo detto. Perfetto, tanto non c'era possibilità che diventasse Bulgaria sta parte. Allora, Family Tales. Ho capito quante cose stanno accadendo. 1000 tutte assieme, 88 punti. Allora, o andiamo a stabilità 3 o Diplomatic Reputation più 1 in questo momento non è che mi serva molto. Possiamo aumentare le tasse per aumentare ancora gli introiti. Dai, facciamo così. Andiamo al prossimo mese. 5 ducati. Così a caso direi che non sono da buttare via. Mettiti qua che lì non c'è il fiume. Perfetto. Qua c'è ancora un 1%. Questi qua quando escono quanto sono... sono grandi. 16.000. Vabbè, potremmo farli uscire tranquillamente. Dai, abbiamo aspettato a sufficienza. E tra l'altro queste qua potremmo dichiarare guerra addirittura anche a Venezia adesso. Quindi iniziamo a fare la guerra agli ottomani. Declare war. Posso chiamare dentro l'Ungheria? Sì, dai, aiutami. Tu perché non vieni? Hai 2000 ducati di debiti. Allora, facciamo però o la Reconquest o la Conquest o facciamo la Show Superiority. Non lo so perché in realtà la Reconquest abbassa il costo per il Return Core. Quindi forse riusciamo a fare la full annessione perché tutta questa diventa Return Core. E poi mi prendo queste per me. Sì, facciamo la Reconquest, dai. Reconquest sia. Vai. Allora qua... attacca,
Qua ci andrà su qualcuno. Andiamo a far fuori subito questo esercito. A posto. Guadagniamo 30 ducati mentre manteniamo tutte le truppe. Siamo in guerra. Questi viaggiano verso la mia capitale. Dobbiamo intercettarli. Ah, guardate che vanno sulla sua di capitale. Andiamo a prenderli. Intanto qua, bando alle ciance, dobbiamo arrivare ad avere la flotta più grande del mondo. Grande Siria che intercetta gli ottomani. Vediamo se riesco a arrivare a salvarti però. No, hai cambiato idea. Vai qua. Se la strada più veloce è quella, fai questa. Oh, non ce la facciamo proprio, eh. Quanto sono veloci. Hanno un leader con uno di manovra e ci stanno sfondando le chiappe. Vai qua, ce la fai? Sì. Ok, questo esercito è andato. Vai un po' di qua, un po' di là, perfetto. Qua c'è stata una battaglia, a quanto pare. Allora, quanti uomini hanno gli ottomani? 12.000. Non so dove, ma ne hanno ancora un po'. Allora, facciamo che assediamo subito tutto e la facciamo finita immediatamente. 50 punti amministrativi, grazie. È troppo bello essere il Basileus, ragazzi. Arrivano punti a caso, vedete? Cioè, è una cosa pazzesca. Considerate che la cosa più importante di questo gioco sono i punti monarchici. E arrivano davvero a casaccio. No, non fare che stai appiccicato, neanche qua. E soprattutto, eccoli qua, 23.000. Ok, qua così. Va bene, via. Potremmo fare la tech. Facciamola perché sennò mi continua a salire la corruption, che adesso sta scendendo molto bene. Prima ripaghiamo i debiti, poi la corruzione. Qua facciamogli cadere sto forte. Vabbè, dai, andiamo ad attaccare questi su. Lì ci penso l'Ungheria, grazie. Noi stiamo di qua. Allora, io sto ancora un po' nascosto perché potrebbero esserci le navi portoghesi. Però non è un così grande pericolo, a dirla tutta. Guardate cosa sta succedendo. Etiopia, non anticiparmi le serie. Cioè, sta roba qua la farò io, non devi farla te. E cara mia, cioè, sei un'eretica. Anche perché, non l'ho detto finora, ma essendo tornati cattolici come Bisanzio, idealmente noi abbiamo eliminato lo scisma. Quindi tutti quelli che si ritengono della fede corretta ma sono ortodossi, in realtà dovranno fare una brutta fine. Qua non ci possiamo andare. Allora, stai fermo qua. Lasciamolo lì. Allora, scendono le tasse o... porca miseria. Facciamo così. Odio sta roba. Allora, questi qua sono l'80%. Solo per una provincia, tra l'altro. Quello ha già preso tutto. Intanto facciamo una prova. Allora, sta roba è mia. E costa 150 punti diplomatici. Perché appunto questa è la guerra del Reconquest. E qua aspettiamo di poterli dare via. Allora, questa qua diventa Armenia, giusto? Non mi ricordo dove siano i tuoi core. Non sono qua. Vabbè, questo qua diventa tuo lo stesso. E questo è... ok, va bene. Quello diventa comunque tuo, va bene così. Quello tuo invece è quello. Quindi in teoria questo me lo devo cuccare io. No, questo qua se lo becca l'Armenia perché c'è su il core, giusto? Non è solo questa che è senza core. Vabbè, va bene lo stesso. Ma potrebbero passare qui in mezzo, ma li intercettiamo. Piazziamoci qua. Moriranno un sacco di bizantini in questo attacco perché stiamo assediando le montagne del Caucaso. Ma ce la faremo, ragazzi. Li mandiamo via. Andate a quel paese. Dovete morire tutti. Allora, potrei spendere 50 punti per... perché questa guerra però non so quando andrà avanti ancora. Temo minimo 2 anni perché dobbiamo arrivare ad avere, a parte tutta sta parte, dobbiamo far incazzare anche i,
i tizi. Ecco qua che l'Austria attacca Venezia. Beh, cara mia, io entro in guerra con l'Austria, non me ne frega niente. Anzi, uno degli scopi di questa partita è eliminare i nemici austriaci. Allora, tutta questa roba diventa Georgia. Allora, Georgia. Questa diventa Armenia. Andiamo qua. Vinto. Perfetto. Se potessimo andare lì sarebbe ancora più bello. 50 punti amministrativi ancora, grazie. Non so se riusciremo a fare il full reconquest qui. Quindi se deve restare indietro qualcosa, facciamo che resta indietro questo, che per noi diventa gratis ovviamente. Ok, possiamo passare? E allora si vada. L'ultimo esercito ottomano. Vediamo che fine fa. La Persia ha dichiarato guerra all'Afghanistan. Ah, ok. Monoprovincia. Non so perché abbia queste informazioni. 28% ho il leader con Siege da qualche parte. Uno di Siege. Questo ha uno di Siege. Facciamo che vai qua. Ah, non te ne puoi andare via da lì. Allora spostati qua. Perché non puoi andare via? Non si sa, però. Vabbè. 57%. Ottimo. Là c'è ancora l'uprising minuscolo. Allora, tu sei completamente sigillato. Purtroppo ho scelto delle nazioni che hanno gli stessi colori, quindi non si capisce un'ostrica. Comunque, questa è Armenia. Questa è Armenia. Questa è Armenia. Questa è Georgia. Mi. E che invece diventi T. E anche questo diventi T. Perfetto, allora. Tutto comunque non possiamo farlo. A questo punto lasciamo indietro questo. Ci pigliamo di sicuro sta parte. Allora, questa quanto vale? 75%. Facciamo così. Li rendiamo un monoprovincia, ragazzi. O facciamo magari che le lasciamo due e ci prendiamo un po' di soldi. Così costa anche meno. Anzi, se no, così non spendo punti diplomatici. Perché sta roba mi costa punti diplomatici? Ah, perché è di nazioni diverse. Sapete che non lo sapevo? Vabbè, comunque sta roba qua li paghiamo. Questi li possiamo lasciare per la prossima guerra. Sì, dai, facciamo così. Facciamo così. Ops. No. Ok. Mi dà War Reparation. Intanto andiamo avanti perché devo aspettare che i portoghesi si stanchino. E facciamo che mi dai tutto quello che si può avere. No, però voglio la tregua corta, quindi va bene così. 55% è buona. Comunque ce ne andiamo via da qua. Ora vorrei dichiarare guerra a Venezia, che è già messa abbastanza male con le navi che la stanno attaccando. Quindi è il momento migliore della storia per attaccare Venezia. Certo è che si sta diventando molto piccola, quindi declare war con i Knight come Knight, non Knight, come co-belligeranti, alleanza solo con Venezia, perfetto. La flotta veneta è in guerra con la flotta spagnola, quindi noi dovremmo riuscire a farcela, e questo è il momento per andare a prenderci Malta. Quindi declare war immediato. Voi iniziate a venire tutti qua sulla costa. Tu spostati di lì. Direi che davvero non c'è un momento migliore. Allora, stanno attaccando come sempre i soliti. Adesso lo sta attaccando il Papa Zeta, ha portato dentro la Spagna e poi l'Austria. E noi, vabbè, mi dispiace assaltare il morto, ma declare war anche noi. E lo scopo principale è andare ovviamente a conquistarci. Quante navi da trasporto ho io qua? 28. Saliamo perlomeno a 30. Però vorrei salire a 40. E l'esercito più bello, questo, fa così.
Perfetto. Un altro esercito, invece. Questo. Che questo qua è quello che già va. Questo qui invece fa così e viene qua. Vediamo cosa succede. A noi importa più che altro andare a prenderci Malta, perché possiamo andare poi a prenderci Tunisi. Il Commonwealth vuole darmi dei cosi per dei soldi, no grazie. Anche se tu hai bisogno di soldi, però non te li voglio dare. Perfetto, dai, facciamo pulizia di sta parte, tutto ai nostri due vassalli. Così poi sono pronti per eliminare anche questo tizio e la Crimea. Però diamo priorità prima a questa guerra. Si è bloccato tutto. Fino a Lika ci puoi andare, perfetto. Ah, siamo già arrivati. Ottimo. Ok, vediamo un po' come va sta battaglia. Loro hanno... siamo più forti noi. L'unica cosa è che non abbiamo... loro hanno Sebastiano. Noi invece no. Quindi magari se scappi evitiamo di fare una brutta fine. Grazie. Allora, perdi... basta sti eventi che perdi stabilità o soldi. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Ok. Ottimo. Ho eliminato tutte le navi di cui non me ne frega davvero più nulla. Queste le mettiamo qua a teche. Qua ne ho dentro una che mandiamo giù, fondo al mare. Adesso facciamo un esercito di... una flotta di navi pesanti. Questi 14 sono dell'esercito che abbiamo mandato su a Malta. Va bene. 50 punti militari. Attenzione a non arrivare al massimo. Tu mi faresti passare volendo? Volendo sì. Allora facciamo che andiamo già nei territori stranieri. Così. Spendiamo un punto, ma quando finirà la guerra con l'Austria almeno ci siamo. Poi c'è anche quella del Papa, quella della Spagna, un casino, però insomma. Perfetto, Malta l'abbiamo presa. Ora io vorrei prendermi questo. Abbiamo preso anche Treviso. Bisogna aspettare che accada qualcosa a questa flotta, così possiamo andare a prenderci Venezia. Anche perché la nostra guerra è la conquista di Venezia. E insomma, non ce l'abbiamo ancora Venezia. Allora, qua facciamo una bella... mamma mia. Guardate il Papa cosa ha fatto. Mamma mia, davvero. Vediamo se divento bandiera bianca. Cioè, bandiera bianca, bandiera nera lì. Comunque, Venezia, no. Devo andare nei miei territori e poi torniamo qua. Mamma mia. Allora, il Papa è il Papa, però, cioè, cavolo di Papa, non puoi fare ste cose. No, no, non pensate che Pietro stia esagerando. Allora, tu... no, non voglio fare la pace separata. A sto punto possiamo fare la full annexion, vero? Tra l'altro quella roba lì diventa di... sì, il 51%. Quante navi c'hai? Perché non so se le puoi mantenere così tante ancora. Attualmente sei il più forte. Attualmente sì. Ok. Vai qua. Chiediamo al Military Access perché devo prenderli io Venezia. Poi potremmo utilizzare Venezia come... sì, allora la conquistiamo. Facciamo l'evento che richiede la conquista di Venezia e poi rilasciamo Venezia come vassallo. Eh? Cosa ne dite? A me suona come un bel piano. Allora qua ci sono i portopollesi, vediamo se sono... ci sono gli aztechi in questa guerra. Perché? Sono un vassallo del portopollo. Sand... ma qua non suona più il timer. Perché mancano 30 secondi, ragazzi. Ormai lo sento nel sangue quanto tempo manca. Questo vai qui. Allora io voglio... un sacco di navi pesanti. E tra l'altro, appunto, fatemi controllare se i Burgess... posso chiedergli le navi pesanti. Sì, ma devono avere più loyalty.
No, più influenza. E ora non ne hanno. Quindi vediamo un attimo. Il timer ha suonato. Vediamo un attimo. Io potrei dargli. Questi territori non sono miei. Potrei dargli Alessandria. Veniti da me. Potrei dargli Alessandria loro. Sì, tanto è una provincia da 20, non è che sia così. Però non ha autonomia. Diamogli Alessandria. Poi hanno già quello, hanno già questi due. Poi ci sarebbe questa, potremmo dargli Canic. Non è proprio il top, ma voglio dargli Canic. Vediamo questo quanto ne vuole, il 32%. Vabbè, dovremmo guadagnare di più a livello commerciale. La Siria ha 20.000 uomini, è riuscita a mettere assieme, grande. Intanto questi qua non vogliono ancora fare nulla. Loro non si fanno ancora vedere. Quelle due navi lì. Non possiamo farci niente. Due navi. Due navi due. Vediamo fra un anno cosa succede. Queste ci mettono comunque un anno. Perché qua ci mette così poco? Ci sarà uno shipyard. Beh, una nave pesante vince contro queste, eh. Se riesco a farne una sola, li fottiamo. Comunque, visto che loro hanno Sebastiano, mi prendo questo. Grande, 3 di manovra. È tantissimo. 4 navi pesanti. Io qua ne ho 6. Però loro hanno anche 12. Altri tipi di navi. Aspettiamo che vengano pronte, poi vediamo cosa succede. Li abbiamo eliminati. Boom, baby. Perfetto. Divinity, vedi lì. Quindi anche Venezia è messa male. Però tutto questo lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi, ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto. Nel prossimo, poi dichiaro guerra all'Iraq e questi. Così andiamo a prenderci la Mesopotamia e dopo potremmo, penso, dichiarare guerra ancora loro. Il mio piano è arrivare almeno a Tunisi e rendere anche Tunisi mio vassallo. Quindi arriveremo ad averne davvero un bel po', anche troppi. Qua il diritto di passaggio non mi serve più. Ottimo. Venezia fra un po' non dovrebbe essere più in grado di mantenere le navi. Io... No, la conquistiamo tutta e poi la rilasciamo. Non so se si può. Cioè, nel senso, io rilascio i suoi core. Questo qua è un core. Non sono sicuro perché se la conquisto per poi rilasciarla, rilasciamo anche la Dalmazia e Ragusa. Cioè, capito? È un po' un problema. Perché mi sarebbe piaciuto fare il reconquest veneziano di tutte queste parti qua. Mi sarebbe piaciuto assai. Però a questo punto la conquistiamo per noi e basta. Potremmo fare una cosa del genere. Ma appunto, tutto questo nel prossimo episodio. Quindi, se questo vi fosse piaciuto, ragazzi, vi invito a mettere un mi piace. E ci vediamo alla prossima. La crociata continua. GG a tutti.